Ciao dal vostro crociato sale. Ciao dal vostro crociato salentino, benvenuti in un nuovo video che farò con le bacchette. Ciao, salutate. E finalmente si comincia a parlare di Lupin. Sì, finalmente questo video agognato dalle genti future. Ieri sera, come tutti sapranno, alle 9:30, prima puntata di Lupin con la sigla di Moreno, che è stata discussa, anch'io dirò la mia dopo su questa sigla. Oh, chi ha capito niente? Nessuno, a posto. Comincia finalmente questa sigla di Lupin. Io mi ero attrezzato, ero uscito, sono tornato alle 9:05. Proprio per Lupin, c'era il film su Hulk. Finito il film su Hulk, manco la pubblicità. Su, perché sapevano che c'ero io là col piatto di pasta. Dicevo, muovetevi che vengo, la vi strangolo uno per uno. Comincia la sigla di Lupin, prima puntata. Che cacchio succede? Lupin si sposa. Lupin si sposa. Con la discendente della famiglia Rossellini, una delle famiglie più potenti della Repubblica di San Marino, appunto si sposa di San Marino. E sta San Marino, e sta ragazza, ce la ritroveremo, ce la ritroveremo. I personaggi nuovi, dunque, quelli che ho visto fino adesso sono... Sta qua con tutto il giro delle sue guardie, del corpo. Poi un agente, due sono, un agente segreto dell'MI, che non so come cazzo si chiama, però sembra manco che Superman, perché è una cosa incredibile. Si vedranno moltissime scene in cui veramente... Wow! L'eccitazione, l'adrenalina sarà mille. Che nelle puntate si vedrà, non faccio proprio qualche spoilerino così, si vedrà ad esempio Jigen che rischia di morire. Jigen senza la pistola, attenzione. Lupin che si sposa. E tanta roba. Vi consiglio, se non l'avete viste le puntate, andatevele a vedere. Chicchino il Grande, andatevele a vedere. Bene, dunque, sto video non uscirà, quindi ora sta cacchio di sigla. Se ne sono dette di tutti i colori su sta sigla, anch'io, ascoltandola la prima volta. Visto che io sono tra, io per quanto riguarda Lupin, sono tra l'appassionato e l'intenditore, possiamo dire. Nel senso che, ora non mi viene la parola, l'esperto, oh, sono una via di mezzo tra quello che è semplicemente appassionato, però non sa tante cose, e tra invece quello che è quasi nerd della questione. Io sto in mezzo. Perché quando ero piccolo, ora vi spiego anche questa mia posizione, perché quando ero piccolo, questo fu il cartone che unì me e mio padre, infatti lo vedevamo tutti e due, io allora impazzivo per Lupin, lui impazziva per Zenigata, poi io sono impazzito per Zenigata, poi io sono impazzito per Gaemon, al momento io impazzisco per Jigen, per motivi che vi spiegherò più in là, molto più in là. Dovete avere pazienza, però poi è chiaro, se l'Alzheimer me lo farà dimenticare, ricordate. Dunque, su questa sigla l'ho ascoltata la prima volta. Ho detto no, che cazzo hanno fatto? Però dopo ci ho riflettuto su, non è male, io non è male come sigla, e quello che rimprovero un po' è che io avrei aggiunto più Italia. Che senso? Sembra sta passando un aereo a 5 centimetri dalla finestra. Che
Gli alieni, signori. Gli alieni sono arrivati, fra poco scenderà E.T. Allora, più Italia, nel senso, metteteci un'introduzione, ad esempio, di chitarra elettrica dell'inno, cazzate così, e c'ha poco di Italia. Secondo me, ora, cazzo dici, secondo me, mia visione personale. Novità di serie, la giacca di Lupin è blu. Dici, che cosa, che novità sarebbe? Abbiamo visto la giacca verde acqua, poi nella serie più famosa la giacca è rossa, ora la giacca è blu. Inoltre bisogna anche analizzare, e concludo, un altro aspetto di Lupin, che... Dunque, Lupin fino agli anni 80 è stato il Lupin che conosciamo tutti. Io ho avuto modo durante queste domeniche estive di guardarmi un po' tutti i film di Lupin, visto che io vi ho detto, sono tra l'appassionato e il nerd. Pardon. E Lupin nei film, soprattutto attuali, ha subito un leggero rinnovamento, perché prima era adatto appunto agli anni 80, la canzone, anni 80, tutto anni 80. Poi si è un po' rivalutato, si è un po' ringiovanito, adattato alle nuove generazioni, e questo Lupin è un po' cambiato per le generazioni, per esempio per me. E il Lupin che si trova in questa serie, devo dire, sono felice perché so che può andare in culo a quelli che invece dicono: no, Lupin deve rimanere com'è, e che c'hanno il pugno alzato tipo Paperino. Vedi, Paperino c'ha il pugno alzato. Che cazzo dite? Io mi spacco la faccia, cioè, cose del genere. Primo piano, Paperino. Macho man. Ok, basta con le cazzate. Ciao Paperi, ciao. Dunque ragazzi, il video finisce qua. Vi do appuntamento alla prossima puntata. Ora non vi scasso più col fatto di Lupin. Il video l'ho fatto, mo vedo come è uscito. Che mi casa ste qua. Vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ragazzi!